Sì, Presidente, grazie per questa opportunità. Una mozione, un ex 58 presentata in questo momento, come molti sanno, coloro che hanno sensibilità sul tema degli animali, sul tema anche della sostenibilità. In Cina è iniziato da qualche giorno un festival dove vede coinvolti migliaia di cani e gatti uccisi, destinati all'alimentazione umana. Il governo cinese, durante l'emergenza Covid, ha ovviamente dichiarato l'impossibilità di procedere con questo festival proprio per evitare l'eventuale espansione del virus o l'eventuale zoonosi che comunque poteva crearsi in termini igienico-sanitari. Ma in questo anno il festival ha proseguito e molti governi, molti stati europei, non solo, hanno ovviamente dichiarato la propria contrarietà a questo tipo di eventi, se così possiamo definirli, e lo stesso governo cinese, tramite ovviamente un sondaggio, ha intercettato, ha recepito ovviamente la contrarietà di quasi tutta la popolazione cinese. Al di là di questo, purtroppo è un festival che continua ogni anno ci sono delle forti pressioni dei vari governi e da tutti coloro che operano nel campo della sostenibilità e nella tutela degli animali, e ovviamente nel 2021 è inammissibile che ancora si possa proseguire con questo tipo di eventi o con questo tipo di festival, se così possiamo ancora definirlo, che provoca la morte di migliaia di cani e gatti. Noi chiediamo oggi al governo italiano di interloquire, di rapportarsi con il governo cinese affinché ponga il divieto assoluto di prosecuzione dello stesso evento. Vi sono raccolte firme in tutto il mondo, vi sono gridi di ovviamente di attenzione da parte delle grandi associazioni ambientaliste e animaliste, ma ad oggi purtroppo una regione del governo cinese non vuole sentir ragioni e continua la propria attività con questo festival. Ecco, oggi l'amministrazione capitolina vuole dare un messaggio. Ringrazio tutti coloro che hanno firmato questa mozione, ringrazio tutti coloro che si adopereranno per mostrare la loro sensibilità e la loro, ovviamente il loro dissenso a questo tipo di evento con forza, con determinazione, e speriamo che finalmente, tramite ovviamente un appello accorato da parte dell'Assemblea Capitolina, il governo cinese possa comunque dare, seppur minimo, anche un segnale ovviamente di sensibilità e contrastare tout court questo festival per porre una fine ovviamente definitiva. Grazie Presidente, il voto del Movimento 5 Stelle sarà a favore.